Ben arrivati alla puntata mega speciale di Suona Tipo Bene, il podcast che parla di film, serie, TV, videogiochi e musica, ma visti dal punto di vista della colonna sonora. Oggi siamo qui a registrare una mega puntata importantissima, che è la puntata di Patreon. E come? Potevo parlare di questa cosa importantissima Se non con, diciamo, un personaggio illustre Un personaggio fondamentale di Suona Tipo Bene Un personaggio organizzato di Suona Tipo Bene Lui mi disse una volta Che se l'avessi chiamato con tale nome Sarebbe tornato E quindi ecco oggi io ti invoco Oh mio caro Seno Strafare Sono proprio io, se Seno Strafare Ciao amici, il vostro amico Seno è tornato. <ride> Sto registrando in delle condizioni incredibili, tra l'altro. Eh, eh, so, eh lo so, lo so, lo so. Sappiamo invito... tutto e sei già esatto. stato Vi invito ad andare <ride> sulla pagina Instagram di Suona Tipo Bene dove a uh, questo punto credo che Fabio da bravissimo social media manager qual è, sì. abbia già postato una foto sì, delle sì, condizioni sì, assolutamente nelle quali verso in questo momento. Ciao amici, che bello! Quante belle figure avete fatto nel frattempo in mia assenza. Quante cene importanti <ride> e quante belle figure questi cieli importanti. Ah, eh, lo so, lo so, guarda, i, i tormentoni, devo dire, i tormentoni di Stefano Serra sono rimasti tali. Pensa che proprio in merito al Patreon c'è stata una persona che ha scritto: devi fare un livello Tommaso da Celano, se no <ride> nulla ha più senso. <ride> <ride> Mi sento eh, di sposare questa, questa richiesta, vai, vai Fabio. E invece non l'ho fatto, ancora non c'è il livello Tommaso da Celano. Ma to, però, scusami, però Vicky... posso dire che non sei migliorato tantissimo nel fare questo lavoro qui. Perché? Cosa mi spoileri a fare? Livello di Patreon, cose di Patreon, mi hanno chiesto "Ma no, vai, devi fare le cose in ordine". Hai ragione. Ma hai ragione. E qual è l'ordine? Ma non lo so, però adesso ci sarà sicuramente da casa una casalinga di Voghera che ti sta ascoltando e sta dicendo "Ma sì. che è sto Patreon? Ma sto Patreon esatto. è fisicamente un pacchetto". <ride> Sì, sarò completamente d'accordo con te. Allora, vogliamo spiegare che cos'è Patreon? Oh. Questo mi sta incoraggiando a dire. Ma sì. Allora, sì. Allora, Patreon la cosa buffa è che Patreon mi è stato richiesto da molti degli ascoltatori, cioè tipo bene. Ma che cos'è? È una piattaforma attraverso la quale è possibile sostenere i progetti o direttamente gli artisti. Mm. Ed è una piattaforma, tra l'altro, nata da un musicista, pensa. Pensa chi è un questo musicista? Un musicista, musicista che di cognome Poraccio. fa Conte. Quanto fa Max Conte Ado Ma Esatto, esatto. L'anello del conte L'anello del conte è Lo vedi che torna e ritorna Alla fine Sei Sempre Boris Avevi gettato le basi veramente Pazzesco. per la possibilità di registrare almeno centinaia di puntate senza senso e io non le ho mai colte queste opportunità. Mai. Che errore, posso mai. dirlo. Ma sì, ma beh, pensa però quanto io avessi gettato le basi per questa cosa che non è mai arrivata e sono arrivato alla depressione. Penso. <ride> è tutta colpa tua. Senti, a proposito, ovviamente abbiamo iniziato una puntata fatta malissimo come certo, al, ai nostri soliti, certo. ma cosa ti volevo dire? Come stai? Sto di Cristo, è incredibile. Ma chiedimi eh, dove sto? Ma dove stai? Nella città di Stradivari. Pensa te. Pazzesco. Beh, ma tutti? Tutti gli Stradivari? Tutti o uno gli solo Stradivari stanno qua. C'è cioè, bellissimo. Cioè, Stradivari, lui, quello famoso, poi c'è cioè, Franco Stradivari, il cugino sfortunato, poveraccio. Sì, 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 e poi c'è Piero Stradivari che ha un, qui c'è una panetteria. <ride> beh, sì, sì. beh il, la migliore panetteria del mondo, de, de, del, quantomeno di Cremona. <ride> molto bene, molto bene. Allora, dunque, tornando a noi, che cos'è Patreon? Come ti dicevo prima, Patreon è una piattaforma che permette di supportare eh, i content creator e gli artisti attraverso un sostegno economico mensile che può andare in realtà dall'1 euro al mese eh, a qualunque sia l'importo. Però appunto il content creator si impegna eh, dietro a determinati importi, chiamati livelli, eh, a dare indietro dei reward, dei premi o dei contenuti bonus. Mm -hmm. E questa è una piattaforma che nasce proprio appunto da un musicista, che in realtà è una storia abbastanza figa perché mi, mi sono studiato parecchio la cosa di come lui l'ha creata e di fatto questo Conte, sì. eh, o meglio conti, conti, quello che fa lui, a un certo punto lui investe un sacco di soldi per fare delle cose che, che vendano il più possibile su video di YouTube e roba del genere e si rende conto che tutti i soldi che investe di fatto non gli danno la possibilità di... Fare quello che gli piace fare perché lui si deve a tutti i costi adeguare a quello che la rete gli chiede. Beh, caspita! Quindi il signor Conte Com aveva scoperto il lavoro. Di fatto, pazzesco. Esatto, però quello che fa lui è creare questa piattaforma dove di fatto si rende conto che la gente, anche con pochi spicci, può supportare un artista per quello che lui ama fare e per quello che lui è. E siccome lui aveva già un audience comunque attraverso i suoi video, attraverso la sua musica, nelle prime settimane riesce immediatamente a coprire un salario. E da lì in poi, in realtà, questo Patreon, che inizialmente nasce solo e esclusivamente per la sua band diventa un'azienda e questa azienda viene aperta ovviamente a tutti. E la cosa molto figa che ho trovato è che lui guadagna non dall'azienda Patreon ma da un suo Patreon. Ma, donna, ma lui è un benefattore, è un benefattore di una persona con un meraviglioso sorriso, un po' come il tuo. Pensa, Pensa. quindi una merda. Vabbè, comunque, eh... <ride> <ride> ma allora ok. La spiegazione è. È perfetta, però tu mi hai detto la storia di Patreon. Ma Patreon, che <ride> ci azzecca, co suona tipo bene? È molto semplice: mi sono reso conto che suona tipo bene, piace. Cazzo. E mi sono reso conto che alle persone piace avere più suona tipo bene possibile, eh. eh invece Ma... a Fabio Antonelli, cosa piace? <ride> A Fabio Antonelli piace avere la possibilità di sviluppare, suona tipo bene, però come tu ben sai, ogni eh. puntata mi richiede un'enormità di lavoro che fondamentalmente non mi posso permettere eh, così, senza alcun supporto. Eh sì, eh, perché giustamente ho anche un altro lavoro che, grazie al cielo, va mega bene, quello del compositore, quindi possiamo dire che il lavoro di compositore suona mega bene. <ride> Un'altra meravigliosa battuta alla Stefano Ferro, che schifo! <ride> veramente una schifezza, però va bene, bene così, Ormai sono mai un saltimbanco. <ride> Ma va bene, va bene, sono qui apposta. Ma non ci aspettavamo, cioè non volevamo altro da te, volevamo te. Eh già, infatti mi ha chiamato e quando sei... non c'era da parlare di nessun supporto audiovisivo. <ride> Non è vero, Un motivo ci sarà. non è vero, ad ogni modo, ad ogni modo, sì. Fondamentalmente, il discorso è questo: ho deciso che suona tipo bene. Da, da qualche puntata inizio, ho iniziato a dirlo. Eh, lo chiamo il progetto suona tipo bene, nel senso che vorrei prima di tutto arrivare a realizzare tra le tre e le quattro puntate al mese. Mm. E voglio portare Suona Tipo Bene a un livello superiore Vorrei in futuro Iniziare a registrare le puntate In presenza Vorrei mm. riuscire a registrare almeno le puntate Anche in video mm. Insomma voglio portare Suona Tipo Bene Molto più avanti di dove è Ma bisogna partire da Un livello molto base Che in questo quasi anno e mezzo non sono neanche sempre riuscito a mantenere, Cioè ad esempio la costanza di poter pubblicare un episodio o due episodi al mese con appunto puntualità e costanza. Ma e questo perché il conto... ma pari, a, pari, a, pari a, allora caro Fabio Fabionello Antuccici, bisogna <ride> dire le cose come stanno. In, in questo momento suona tipo bene, porta la felicità nei cuori di chi ascolta. E di chi lo produce Ma non porta il pane in tavola <ride> Sì, questo è vero Ecco, ma... perché le cose vanno dette Ma adesso io ti sorprendo Ti sciocco Scioccami. Ti sciocco davvero Non voglio fare Patreon per portarmi il pane in tavola Voglio fare il Patreon Per portare il pane Sulla tavola di collaboratori Per riuscire a produrre Più contenuti possibile è un peccato che questo non sia un contenuto video, perché io ho proprio la faccia di Barack Obama che, che dice me coglioni". E me lo ricordo quando lo disse Barack, <ride> Barack Obama. Obama <ride> ma era solito dirlo. E dov'era? Dove stava? A, a Sora lo stava disse. a Sora, a Subiaco, era a Subiaco e diceva a Subiaco, me coglioni". Eh Sì, siccome sì, me lo ricordo. Ebbene sì, ci tengo tantissimo e, e mi sono reso conto realmente che, che voglio avere questa costanza e poi tantissime persone me lo stanno chiedendo. E quindi per questo il giorno 11 febbraio mm -hmm. aprirò un Patreon e quindi sarà possibile sostenere su www.patreon slash suona tipo bene oppure www.suonatipobenefattori.com mm. e quel giorno stesso alle 13.30 sulla pagina Instagram farò una diretta così saremo tutti insieme appunto al giorno dell'apertura del Patreon bellissimo e posso venire anch'io tu sei il primo invitato non, cioè, non, io non voglio fare una diretta se non ci sei anche tu questo è fuori discussione. Tanto poi l'undici non potrai, se non stiamo... Cioè lo sappiamo che va a finire così, guarda, No, guarda, io libero la mia agenda per essere lì l'undici. Pazzesco Doh, guarda, pensa Ti che pensa le, le priorità nella vita <ride> benissimo, benissimo, e quindi niente, sì, ci siamo. Ci ho messo parecchio a prepararlo. Ah, e una cosa molto importante anche è la seguente: nel senso che quello che si sta creando, suona tipo bene. Noi ci scriviamo spesso magari su Instagram con le persone. Adesso, eh, in uno dei livelli ci sarà la possibilità di farci delle chiacchiere ogni tanto. Ma la cosa che, che mi piace particolarmente è che è, sta nascendo un vero e proprio scambio. E quindi, tra virgolette, voglio cercare di mantenere una, una forma di rispetto, quindi per questo. Questa fase dell'apertura del Patreon non ha tutti i tier che poi spiegherò che cosa sono. Del caso, mm. non ha tutti i tier perché piano piano ne nasceranno di più. E perché ho fatto questo? Perché volevo prima creare una prima ondata, se vogliamo, dei supporter più affezionati e che già tra virgolette vogliono bene a, a questo progetto, a questo podcast. Perché non volevo ritrovarmi con magari un gruzzoletto e non avere la possibilità, già appunto, dal 12 febbraio di riuscire immediatamente a produrre tutti i contenuti extra cicciotti che potrei mettere in altri tier. Pensate a quanto vi vuole bene Fabio Nelli Antuccicci. <ride> lui è lì, è lì che dice, ma pensa, adesso posso creare dei tier per fare, ma non voglio sprecare il vostro denaro e il vostro tempo, per cui lui si... Pone degli obiettivi che sono effettivamente realistici. Fabio Antonelli non vi porterà la luna, ma Fabio Antonelli vi porterà la gioia. Già lo fa, già lo fa, eh. Mo' da qui a dire che non io... lo faccia, già però. No, ma la cosa incredibile è che io, mi, io devo levare sta foto che ho postato su, che posterò su Instagram, <ride> perché mentre tu dici queste cose, io devo metterlo con stai e sta copertina. È una roba difficilissima da gestire. Ho sbagliato tu, ad ogni modo. Sì, sì, ma prima di tutto credo che sia importante anche spiegare cosa sono i tiers oh. o cosa sono i livelli. C hanno vari nomi, hanno. come dicevo, come potete supportare. Io creerò vari livelli di supporto che hanno vari importi economici diversi e ognuno di questi sblocca dei determinati contenuti o, diciamo, cose extra che si possono avere. Sì. E attraverso questo supporto Che darete al podcast Riusciremo a raggiungere I determinati obiettivi Che io ho uh, settato Per migliorare il podcast E quindi, quindi lì Sulla mm. pagina Patreon abbiamo, Avete gli obiettivi Che io ho organizzato Per arrivare a migliorare il podcast mm, Tutto abbastanza chiaro Ma lasciami Chiarificare ancora di più Il concetto Non è che mo che Fabio Antonelli apre il Patreon, voi arrivate lì con la vostra banconota da 100 euro, dicendo, toh, tieni, comprati il gelatino. No, perché Fabio Nelli cosa fa nel frattempo? Lui dice, voi potete offrirmi questa somma di danaro, ma io in cambio vi darò dei bonus che sono direttamente proporzionali alla somma di danaro prestabilita che voi avete deciso di elargire. Però di fatto la somma prestabilita l'ha prestabilita Fabio, per cui adesso vi spiegherà meglio esatto. questa roba qui. In termini, in termini di soldoni in termini di soldoni, vogliamo partire dai livelli o dagli obiettivi, secondo te? Secondo me dai livelli. Ma devo però dire una cosa importante. Forse devo dire il primo obiettivo. Ma sì, allora, il primo obiettivo? Perché ho capito cosa vuoi dire. Il primo obiettivo è una cosa importante, nel senso che fondamentalmente mi sono reso conto che voglio. A tutti i costi realizzare da prima possibile due puntate al mese con costanza mm. ho bisogno di eh, qualche aiuto e quindi ho deciso che fino al raggiungimento di 350 euro eh, mensili io produrrò da questo momento in poi una sola puntata al mese allo sblocco dei 350 euro io pubblicherò due puntate al mese e mm. ovviamente queste sono puntate pubbliche perché la cosa importante è che Patreon non lo sto facendo perché um, sto chiudendo le puntate al pubblico. No, sto semplicemente chiedendo a voi la possibilità di supportare questo progetto in modo che tutti. Ne possano fruire con costanza e il più possibile. Bravo, giusto, eh. giusto, specificare, giusto specificare, non è che le puntate poi saranno appannaggio esclusivo di chi ha donato una certa cifra. Le puntate rimarranno esatto. pubbliche a tutti, quindi voi continuerete ad ascoltare il podcast con lo stesso giubilo di prima. Però, chi ha elargito moneta avrà dei bonus, come abbiamo detto almeno 70 volte. Io non ho mai detto così tante volte la parola bonus, l'ho detta forse. <ride> Tante, così, tante volte quando giocavo a Shinobi sulla, <ride> sulla Tari. <ride> Molto bene. Allora, ma parliamo di questi, di questi livelli, di questi mm. bonus. Allora, il primo di tutti. L'occhia, tu sai ovviamente che non è che mi potevo trattenere dal da non fare delle cose che avessero de, delle spiegazioni lunghissime e, e pallose. Sono qui a gente... per spappolarmi <ride> le palle. Allora io adesso mi taglierò le unghie mentre tu dici questa roba. <ride> allora, il primo livello è il livello. Lo vuoi dire tu, Stefano? Il primo livello è il livello copista tu dici che, che vuol dire esatto. di copista che copia dal compagno di banco sì ma anche no vedi, vedi vedi tutta questa saggezza allora prima di tutto il livello copista è un livello a 3 euro mm. e sblocca gruppo telegram che mm. abbiamo creato e il sito dei titoli di coda. In altre parole, oh. ci sarà un sito sul quale verrà impresso per sempre il tuo nome di sostenitore. Il nome non verrà tolto qualora al secondo mese o al terzo mese smetterete di appunto dare questi 3 euro di sostegno, ma sarebbe bene che continuate <ride> a darli. Ad ogni modo <ride> Ad ogni modo. Che cos'è il copista? I copisti sono una figura in realtà fondamentale della registrazione di una colonna sonora: il copista è colui che si occupa di stampare, preparare tutte le partiture per tutti i musicisti. E siccome mm. è di fatto una cosa che vista così sembra il più sfigato del mondo, sì. ma in realtà è importantissimo. Perché come abbiamo registrato nella prima puntata bonus sull'orchestra di Avengers, io ti dissi. L'errore di un copista a Abbey Road, una pagina stampata male. Per ristamparla ci vogliono 5 minuti. Eh stiamo già. parlando di un costo di oltre mille pound per cinque minuti. I copisti sono amatissimi, rispettatissimi e sono una figura veramente veramente importante. Per questa ragione volevo mettere il tier più basso, un ruolo che potrebbe così. Di primo acchitto sembrare poco importante ma che in realtà è fondamentale. Proprio come il ruolo con il quale hai chiamato il secondo livello, che è turnista. Esatto, al secondo livello, 5 euro, metto il turnista anche chiamato uh, session player. Uh, il turnista è di fatto uh, quel professionista, quel musicista che in fase di registrazione si ritrova a suonare quasi praticamente all'impronta la musica composta dal compositore e lo spartito appunto preparato da, dal copista. Quindi una figura assolutamente fondamentale perché altrimenti non sarebbe possibile proprio registrare. Avendo 5 euro ci sarà, oltre ovviamente al gruppo Telegram e a inserire il nome sul sito dei titoli di coda farò due extra contenuti che ovviamente saranno accessibili soltanto a questo livello e ai livelli maggiori. E fondamentalmente questi due extra contenuti potrebbero essere degli after show oppure potrebbero essere, diciamo, dei consigli per gli ascolti o consigli per la visione o oh, dei selfie in ascensore, Hai dimenticato che sono no <ride> No, i sensi d'ascensore non li do. Ma c'è una miseria. No, anche che sono una pippa, quindi <ride> non le posso fare queste cose. Sono molto più bravo a consigliare colonne sonore. Infatti, ad esempio, uno degli extra contenuti potrebbe essere una mini puntatina di 10 minuti in cui racconto, ad esempio, un, de un determinato film, La colonna sonora perché mi è piaciuta. Ovviamente non entrando troppo nel dettaglio, ma quest'idea mi è venuta in mente perché in altri podcast, a volte su Power Pizza, ad esempio, ho fatto. Delle piccole recensioni rapide, e quindi, appunto, questo potrebbe essere un altro extra contenuto che posso dare a livello turnista. Mi piace molto. Pensate la succulenza alla quale voi potreste avere accesso qualora decidiate di dare soli due euro in più rispetto a livello copista. No, esatto, pensa alla convenienza. Esatto. Chiudo, chiudo questo tier chiedendoti chi è secondo te il? Più bravo, il più grande, il più famoso forse. Quello che ti viene in mente per prima, musicista turnista. Allora, è praticamente impossibile trovare un nome, quindi vado per affetto: una persona a cui ho avuto l'onore di poter collaborare, che è Mike Lang, che è un pianista che ha lavorato con tutti, assolutamente tutti da 40 anni, compreso Frank Zappa. Ti dico il mio, quantomeno, secondo me Vinni sì. Colaiuta, il batterista Vinni Colaiuta. Sì, Vinni Colaiuta mostruoso. Eh, guarda, ma potrei andare avanti all'infinito a fare show del mio snobismo musicale, ma andiamo invece <ride> al terzo livello <ride> che è <ride> L'orchestratore, dimmi secondo te chi è il più grande orchestratore. <ride> stiamo a fare un esame, va bene, eh, sicuramente Ravel. È uno dei va più bene. grandi, però io non ne ho Mi, Mia mamma, allora, allora attenzione: c'è un, un elemento importante su questo tier. In realtà, perché questo tier non si attiverà subito, e il, il tier orchestratore sarà un tier da 15 euro con vari contenuti molto picciotti sarà un tier che avrà uh, delle registrazioni live avrà dei contenuti video mm -hmm. avrà una serie di cose molto interessanti però è un, è un tier che io non voglio attivare adesso si attiverà soltanto quando avrò uh, raggiunto gli 800 euro totali perché Proprio per questo tipo di tier uh, volevo essere sicuro di avere la possibilità di effettuare contenuti, di effettuare questi contenuti Beh, certo. uh, con costanza. Quindi il discorso è questo. Mi, ovviamente alcu alcune delle persone che mi seguono, uh, mi mi seguono e, e seguono altri podcast come ad esempio Power Pizza, di cui parliamo spesso, e, e loro sono in tre... E uh, hanno iniziato a fare tutta una serie di cose perché potevano gestirsi una serie di, uh, di lavori. Chiaro. Io, essendo da solo, non volevo iniziare questo rapporto di supporto con i miei patronist e, e, e semplicissimamente trovarmi nella situazione in cui non posso dare le cose più belle del tier ciccione ed è proprio per questo che mentre il tier da 3 e 5 euro rappresentano essere per me un meraviglioso grazie da parte vostra per un inizio quelli saranno quelli insieme al tier folle che sto per tirare fuori dopo l'orchestratore sono quelli che mi permetteranno di iniziare a um, a, diciamo a camminare in questo mondo per trovare dei collaboratori che mi aiuteranno a produrre contenuti di qualità e appunto anche i contenuti cicciotti per il tier orchestratore. Perché Fabio Antonelli non vende promesse, ma solide realtà. <ride> Solida realtà, Shit. proprio come è stata per lungo tempo questo. Sì tier anzi il nome di questo tier che è ricordi e i non sì. giovincelli potrebbero ricordare per esempio Roma disseminata di ricordi megastore dove acquistare esatto. della musica mi dia della musica per favore ho fatto etti e mezzo lascio sì <ride> allora sì <ride> sì dunque dopo il livello copista dopo il livello turnista e appunto in questo momento il livello orchestratore non sarà attivo. Sì. Ho deciso di tirare fuori un livello assolutamente senza senso che soltanto i più folli possono decidere di supportare. Sì. ma lo volevo fare. E questo l'ho chiamato il livello I Miei Ricordi, che ha una duplice in realtà spiegazione. Il livello I Miei Ricordi non ti dà attualmente nulla di più che il livello turnista, ma ha un costo di 30 euro al mese sì. e avrai. Tutto quello che è il livello turnista, tutto quello che avrà il livello orchestratore quando verrà attivo e in aggiunta dirò il tuo nome in puntata. Perché l'ho creato questo tier? Perché so. Per certo che ci sono delle persone meravigliose che vogliono supportare questo progetto e vogliono aiutare questo progetto a salire subito. E non volevo non dare la possibilità a chi volesse realmente di portarmi da subito la possibilità di poter investire subito appunto un gruzzoletto per iniziare a essere costante. Ed è proprio per questo che uno non verranno mai dimenticati e i miei ricordi verranno appunto nominati alla fine di ogni puntata. Ma c'è una duplice spiegazione perché, ovviamente, come sapete, dopo un anno si è scoperto che cosa sono le tre grandi di suona tipo bene, <ride> SATB. E, e se noterete questo tier ha una R grande su Ricordi perché, come dicevi giustamente tu, Ricordi non è stato soltanto un negozio, ma è la famiglia, Casa Ricordi è la famiglia di eh, editori più importante italiana che all'inizio. Proprio agli inizi del 1800, la famiglia Ricordi è stata quella che ha supportato e aiutato tantissimo i musicisti che hanno fatto la storia dell'Italia come ad esempio Verdi come ad esempio Rossini come ad esempio anche Puccini Tito Ricordi ad esempio è colui che ha praticamente scoperto e supportato all'inizio Verdi eh, anche Giovanni Ricordi con appunto eh, Rossini e quindi fondamentalmente anche se non credo di potermi appropriare di un nome così importante voglio che sappiate che c'è questo duplice significato. Verrete ricordati in puntata e appunto rappresenterete per me quello che la famiglia Ricordi ha rappresentato per i più importanti compositori della storia. <ride> della Ma vita. rappresenterete soprattutto per Fabio Antonelli e suona tipo bene quello che per anni è stato la pellicceria Annabella di Pavia per Mike Bongiorno e la ruota della fortuna, praticamente. <ride> <ride> Esattamente. <ride> Ma in questo caso, invece di Antonella e Elia, la pelliccia di Annabella la indosserò io. <ride> Valletto d'eccellenza! Esatto. Allora, eh, quindi se volete essere dei suonatipo benefattori, andate su www.suonatipobenefattori.com e potete già iniziare a supportare. Ma arriviamo appunto a descrivere, almeno in partenza, gli obiettivi che ho per questo Patreon. Eh, sì. Beh, no, anche perché, uh, sì, beh, anche perché hai detto, insomma gli obiettivi iperuranici diciamo ma c'è un, un obiettivo molto più terra terra che è quello di un limite eh, inferiore affinché determinate cose vengano sbloccate stiamo esatto. a parlare dei sordi perfetto allora per adesso ho posto soltanto tre obiettivi uh, perché credo che sia importante innanzitutto gettare le fondamenta per un progetto che poi sarà maggiore quindi per ora solo tre obiettivi il primo obiettivo è 350 euro Uh -huh. e bloccato questo obiettivo riuscirò a pubblicare con costanza due episodi al mese. Uh -huh. Il secondo obiettivo è 800 euro al quale riuscirò a sbloccare il livello orchestratore. Uh -huh. Il terzo obiettivo è 1200 euro per riuscire a produrre tre puntate al mese. Beh, però aspetta, Perché specifica, per, però tre sì. puntate al mese, due puntate al mese, il mese successivo, <ride> quello del raggiungimento dell'obiettivo. Certo, della, certo, certo. del, ovviamente, okay, ovviamente. Perché così tanto tra due puntate e tre puntate è molto semplice. La produzione di una puntata mi, mi prende circa 20-30 ore di lavoro. Mm -hmm. E ci sono dei costi effettivi. A volte sono obbligato a acquistare il film se non lo trovo in piattaforma, piattaforma che comunque pago, ma va bene. A volte acquisto lo spartito, mm -hmm. e, e poi anche la stessa semplice piattaforma, Spreaker su cui uh, carico il podcast, ha un costo mensile. Mm -hmm. E questo costo, in questo momento, è sostenibile. Perché le ore che mi dà sono determinate. Qualora io iniziassi a fare tre puntate al mese sarebbero 36 puntate l'anno e quindi eh, io sarei obbligato a dover acquistare più spazio. E oltre a questo, che sono dei costi solo di partenza, eh sì, sono dei costi tecnici in realtà. Esatto, sono dei costi tecnici, ci sarebbe sicuro bisogno di qualcuno che mi aiuta. Per quanto riguarda l'editare le puntate, perché il discorso vero, eh, Ste, è che eh, tanto del mio lavoro è guardare e fare un lavoro che non è acquistabile. Eh e quindi io devo cercare di acquistare tutto quel tempo che non necessita il mio giudizio. Come ad esempio l'editing. Cioè, non è che posso pagare qualcuno per, avere per studiare le la le puntata, posso tu. Esatto. esatto. Purtroppo questa cosa non si... Non posso andare su Amazon e comprare un Fabio Antonelli che guarda i film ma io comunque quindi... diciamo che sono ottimista per il futuro adesso è una soluzione esatto. poco praticabile quasi non esatto. praticabile a meno che qualcuno non abbia intenzione di travestirsi da Fabio Nelluccici <ride> e... <ride> però per adesso insomma no, diciamo, sono quasi sicuro che il risultato finale non sarebbe lo stesso però giustamente come dicevo puoi pagare moneta ad una persona che possa montare per te l'audio della puntata esatto ma poi io, appunto, questo è perché stiamo parlando adesso eh, parlando semplicemente di fino a 1200 per, puntata, per fare tre puntate. Perché effettivamente mi rendo conto che due puntate al mese con un po' di fatica si fanno. Mm -hmm. Tre puntate al mese diventa un, un impegno veramente, veramente tosto. Eh, sì. E c'è un'altra cosa, e questa cosa, e su questa cosa devo dire che mi ha ispirato molto il creatore di Patreon. Ed è la seguente, io capisco giustamente che chi mi ascolta vuole la regolarità e io capisco che i meccanismi di oggi funzionano così però mi sono reso conto che io, mi, io faccio con suona tipo bene quello che faccio come musicista come artista cioè faccio quello che mi piace fare quando lo voglio fare mm. questo ovviamente è un input che deve arrivare come output però con, con i tempi e i ritmi richiesti e quindi Proprio per questo io devo avere la possibilità di non fare troppe puntate o non fare. Puntate solo esclusivamente perché il pubblico me lo richiede. Ma voglio fare questa cosa con la passione, con la quale l'ho portata avanti fino ad oggi. Ma e certo. per farlo ho bisogno di demandare tutta una serie di cose ad altre persone. Così che io posso anche passare magari sette giorni a guardarmi lo stesso film, o 14 giorni a guardarmi tre film contemporaneamente e a studiarmi tre cose. Così lo faccio con passione, così riesco magari anche a preparare più puntate tutte insieme. E farle uscire con la regolarità. In questa maniera, da parte mia, lo sto facendo come un artista che crea la sua arte, ma dalla parte di chi la riceve si trova quella bella costanza che fa tanto piacere. Bello, belle parole, bravo. <ride> no, è vero, <ride> no, a parte tutto eh, scusa, non voleva essere una presa per il culo. Eh, che hai parlato giustamente di passione, che è quello che ti ha spinto in prima battuta a, ad aprire il podcast, no? perché volevi dare sfogo eh, a quello che comunque avresti fatto anche per interesse personale, ovvero lo studio di determinate cose, determinati meccanismi dietro dei prodotti audiovisivi. Ecco. Però qualora poi diventasse una roba meccanica fatta. Tortocollo perché eh, devi esatto. raggiungere un certo numero di puntate al mese, perché hai impostato poi un uh, rapporto di mecenatismo che devi hai te mantenere, in quel caso E eh, poi porterebbe ovviamente ad un decadimento della qualità del podcast, e tu esatto. ed è una cosa che tu non vuoi assolutamente. Assolutissimamente no. E quindi niente, ma poi in realtà cioè, te lo dico proprio con la mega emozione: io mi rendo conto, magari passerà tanto prima di raggiungere questi. Questi obiettivi, sì, ma sì. La, la figata è stata l'affetto delle persone che mi scrivono, quanto si sta creando già. Purtroppo, in questo momento è, 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 è soltanto che loro parlano con me e io parlo con loro, ma anche per questo il Telegram perché mi piace l'idea che le persone si parlino fra di loro, perché io sono proprio emozionato e vorrei magari in futuro prendere uno spazio, ad esempio acusticamente trattato, cosa che magari può non interessare a nessuno, per iniziare a fare puntate in presenza, magari registrate anche in video con ospiti e persone alle quali voglio bene proprio del settore. Insomma, diciamo che quando penso a suonare tipo bene la mia mente viaggia a 3.000 km al secondo. Mi rendo conto che, che sono cose super future e chissà quali di queste saranno fattibili e, e fatte. Ma credo che questo è, è, è emozionante il fatto che sia un punto di partenza per iniziare a strutturare una cosa che è nata per me come un, una chiacchiera con te <ride> fondamentalmente. No, però c'è anche da adesso con dei toni un po' più seri e, e accurati. C'è anche da riconoscere il fatto che tu abbia in qualche modo creato uh, dal nulla una community di persone che ti hanno a più riprese dimostrato il loro affetto. E qualora così non fosse stato, tu non avresti neanche pensato di aprire un, un esatto. Patreon, no? E invece. Le no. persone ti hanno veramente manifestato un sacco di volte non solo eh, il, loro, il loro apprezzamento nei confronti del tuo prodotto e della tua persona, ma anche loro stessi, loro sponte, la possibilità di supportarti in questo, in questo lavoro che fai, anche sì. qualora non avessero avuto la possibilità di ricevere niente in cambio. E, e quindi c'è, cioè, e questo secondo me l'aspetto commovente di tutta la faccenda, che no. hai a che fare, eh, bravo tu, con delle persone che ti ascoltano con questo tipo di trasporto emotivo eh, insomma, bravi, bravi voi bravo Fabio Antonelli, sì, sì. brava la vita ha tutto così un valore diverso quando ti vedo con sta copertina <ride> sì, vorrei, vorrei ancora una volta, coloro non l'abbiate fatto spingervi a, a, ad andare <ride> sull'account Instagram di Suona Tipo Bene dove troverete le condizioni nelle quali io sto registrando ad ogni modo, sì, comunque sì, devo dire, è, 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 sono stati fantastici. Cioè, uh, ricordiamo una cosa, uh, io sto aprendo questo Patreon a febbraio, ma è da dicembre che ci sono persone che mi bacchettano perché non l'ho aperto. Che è incredibile, insomma, insomma questi stanno a dire... Che... Oh, io ti voglio soldi e tu, sì, e sì, tu sì, non hai un'idea. Ti vogliamo tirare il dei soldi. È bellissimo, Pazzesco. è bellissimo. Quindi, ricapitolando, semplicissimamente il Patreon apre ufficialmente il giorno 11 febbraio e niente, faremo una diretta su Instagram sì, alle 13:30 eh, con tutte le persone, tutti gli amici che vorranno intervenire e da quel momento, appunto, saranno attivi tutti i livelli su www.suonatipobenefattori.com. E niente, sarà figo, non vedo l'ora. Senti, Ste. Dimmi. Io ti ringrazio per È un avermi fatto da, da spalla in questa puntata. Fondamentalmente. Tu lo sai per me quanto è difficile, nel senso che cioè io già ho problemi a fare le stories su Instagram. Penso a fare una puntata in cui devo chiedere i soldi alle persone. E Io spara un colpo in testa. Però per fortuna ci sei tu con questa copertina a supportarmi. Quando vuoi. Sai sempre Quindi... che se c'è da chiedere dei finanziamenti io sono la persona da portarsi appresso <ride> Tipo se te devi comprare una macchina, ma non ti fare scorno, eh? chiedimi tranquillamente, andiamo lì. Mi vesto anche bene. Così facciamo bella figura un pochettino. <ride> Assolutamente. Come si fa bella figura alle scene importanti. Certo, perché l'importante è ricordarvi questo: che voi non state solo elargendo moneta per avere dei contenuti pazzeschi da tenere per voi. Ma l'importante è che voi ricordiate che questi contenuti che avete ascoltato, incamerato, metabolizzato, poi siete pronti a diffondere il verbo di Fabio Antonelli e dove mi chiederete voi alle cene importanti e dire delle cose che avete ascoltato da Fabio Antonelli mi è uscita un po' lunga Grazie, però l'outro che volevo fare era questo tra l'altro outro in leccese significa altro va bene Stefano Senti, ehm, possiamo avere qui la dichiarazione ufficiale che verrai a fare altre puntate? Quando vuoi, anzi, come no. si dice eh, nei migliori stadi, con le mani quando volete. Va bene Stefano. Allora, io vi ringrazio e ci vediamo ufficialmente l'11 febbraio. E ci sentiamo prestissimo per la prossima puntata di Suono tipo bene. E già in anticipo, mega grazie. Ciao a tutti, ciao Steph. Ciao.